Oggi siamo circa 1200, come capoluogo di regione Bologna ne copre circa il 50%, quindi siamo all'incirca 600 massoni, suddivisi in 42 logge, di cui 13 a Bologna. Si ha l'immagine della massoneria come una cosa segreta, invece avete deciso di aprirvi alla città. Cioè, la massoneria non ha più ragione d'essere segreta da quando sono cessate le ragioni storiche della segretezza, vale a dire le persecuzioni che le dittature precedenza lo Stato della Chiesa riservava ai massoni. Oggi non c'è più ragione di questa segretezza, c'è quella normale riservatezza che caratterizza qualsiasi associazione, dai partiti ai sindacati ai Rotary, vale a dire gli elenchi sono a disposizione di chiunque ne faccia una valida, giuridicamente valida richiesta. Qual è l'attività della massoneria? L'attività della massoneria è un cercare il perfezionamento interiore dell'uomo, non ha ricerche di potere, non ha ricerche di coperture illecite, anzi il massone quando entra giura una sola cosa, la fedeltà alla Costituzione della Repubblica e alle sue leggi. Come si fa ad entrare nella massoneria? Nella massoneria si entra o per cooptazione perché qualcuno conosce qualche fratello massone oppure anche semplicemente via internet. Si manda una domanda via mail ai siti, perché i siti con le nostre sedi e con i nostri nomi, perlomeno dei vertici dell'istituzione, sono pubblici e liberamente accessibili. Una mail all'indirizzo che lì si trova con un proprio breve curriculum e si chiede di essere contattati. Dopo la verifica, perché le persone vengono verificate, l'iter può essere anche abbastanza lungo, si accede.